I neuroni specchio sono un particolare tipo di neuroni che abbiamo scoperto all'inizio degli anni 90, che hanno la seguente caratteristica. Si attivano sia quando l'animale, nel nostro caso era una scimmia, afferra un oggetto, sia quando vede una persona afferrare l'oggetto, oppure quando la scimmia fa qualche altro gesto e anche la persona fa lo stesso gesto. Quindi c'è questa coincidenza tra la parte visiva e la parte motoria. Ci è stato spesso chiesto, avete avuto fortuna? Come mai avete scoperto questi neuroni? L'avevate previsto? Effettivamente no, non l'avevamo previsto. Però dire solo che abbiamo avuto fortuna è un po' riduttivo, perché per fare una scoperta bisogna essere nelle condizioni di farlo. Qui siamo in quello che resta del laboratorio dove sono stati scoperti i neuroni specchio. E questo è stato abbandonato circa 10 anni fa, ci sono stati dei progetti per rifarlo, ma come vedete per ora non è stato fatto niente. Ora, il nostro sistema nervoso è fatto da cellule particolari che sono chiamate neuroni. Questi neuroni hanno un corpo cellulare, hanno un assone che comunica con un altro neurone. Questi neuroni formano quindi una rete e parlano tra di loro. Quando noi diciamo parlano, bisogna dire che per nostra fortuna il linguaggio è molto semplice. Questi neuroni generano dei potenziali elettrici, che si chiamano potenziali d'azione, i quali sono tutti uguali l'uno all'altro. Quindi quando un neurone si attiva, o come noi diciamo in gergo, usando il termine americano firing, sparano, producono questi potenziali e se uno mette questi potenziali, immette questi potenziali in altoparlante, sentirà un tac, 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 tac. Se io metto ad esempio un ago dentro un nervo e mi tocco la cute, quando la tocco farà tac, se la continuo a toccare farà ta, 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 tac. Lo stesso vale per il sistema visivo. Se registro dalla corteccia visiva, saranno gli stimoli visivi che determineranno la scarica del sistema. Gli stessi tac-tac, lo stesso linguaggio, che è una modulazione di frequenza. Se vado del sistema motorio, nel momento in cui io afferro, succede la stessa cosa. Quindi c'è questo linguaggio comune. I nostri recettori trasformano gli stimoli esterni in questi segnali e questi segnali poi viaggiano nel sistema nervoso. Io sono stato allenato, trained, come fisiologo della visione e quindi ho imparato a studiare ciascun neurone come se fosse una storia particolare, a cosa risponde questo neurone, preferisce una linea, preferisce il colore, eccetera. E poi ho applicato questo sistema al sistema motorio, a questo tipo di studio. Le nostre ricerche, a differenza di quelle che si facevano sul sistema motorio, soprattutto negli Stati Uniti, è stato quello di usare un approccio etologico. E questo di nuovo per la mia idea che ciascun neurone ha una storia da raccontare. Quindi non mettevamo, come si fa spesso nel sistema motorio, la scimmia in una gabbia e questo doveva calcare un bottone e poi si studia la dinamica, la cinematica. Ma invece avevamo un approccio etologico. Noi con la scimmia giocavamo in un certo qual senso, cioè davamo alla scimmia del cibo, guardavamo cosa faceva la scimmia col mangiare, cosa succedeva se le davamo qualcosa che non le piaceva, eccetera. Quindi ci eravamo posti in una situazione particolare e abbiamo fatto anche altre scoperte sul sistema motorio che sono attualmente riconosciute, come ad esempio il fatto che molti neuroni non codificano i movimenti, ma codificano l'azione, il prendere, lo spingere. Ecco. Poi il fatto che ci siano dei neuroni specchio, beh, quello non potevamo predirlo, ma però eravamo nelle condizioni di scoprirlo. Dietro le mie spalle c'è l'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università di Parma. Questo istituto è un istituto storico ed è stato attivo fino al 2000. Io sono arrivato qui nel 70 e l'istituto non era in queste orribili condizioni. Ma comunque era un istituto molto povero. Ricordo un episodio, quando sono arrivato eravamo così pochi che io facevo l'esperimento e un bidello pigliava i numeri. Io gli dicevo quanti potenziali d'azione c'erano e lui scriveva.
La nascita del dottorato di ricerca è stata veramente una pietra miliare, forse l'unica cosa buona che i governi hanno fatto negli ultimi 50 anni per l'università. E questo ha attratto parecchi ragazzi. C'è stato un periodo, alla fine degli anni 80 e anni 90, in cui qui avevamo delle persone che poi sono diventate molto famose, da Vittorio Gallese a Fadiga, Fogassi e poi altri che non c'entrano con la scoperta dei neuroni specchio, ma che hanno dato dei contributi molto importanti, Matelli, Lupino, Laberti, sul sistema motorio, sul neglect, e si creò veramente una massa critica. La scoperta poi dei neuroni specchio, che è stata fatta qui dentro, è stata un po' la ciliegina su un livello di ricerca molto elevato che ha cambiato in parte la fisiologia del sistema motorio. Questo LED a cosa serviva? Questo LED era posto di fronte alla scimmia che lo fissava e quando cambiava colore era premiata. Mentre la scimmia guardava questa lucina, noi avevamo il braccio di un robot che si avvicinava all'animale e si avvicinava in maniera tale per cui si attivavano alcuni neuroni che codificano lo spazio. Una cosa che forse la gente non sa, che in realtà il nostro spazio è diviso in uno spazio vicino a noi, chiamato peripersonale, e uno spazio lontano. Ora noi abbiamo scoperto questo spazio peripersonale, abbiamo studiato qui, e con il robot avevamo molta precisione, perché il robot si muoveva a certe velocità e potevamo rendere quantitativo. Perché è interessante la scoperta dei neuroni specchio e poi ebbe tanto successo anche tra il pubblico? Perché in pratica indica un meccanismo per cui uno capisce l'altro senza dovere fare dei processi logici inferenziali. Lo capisce direttamente, lo capisce subito, lo capisce come se l'altro fosse se stesso. Questo diventa ancora più chiaro se uno pensa a un successivo passo che abbiamo fatto sui neuroni specchio, ed è quello che riguarda le emozioni. Se io ho uno stimolo che mi emoziona, noi abbiamo fatto l'esperimento sul disgusto, ad esempio se io sono disgustato perché c'è un odore cattivo, ho l'attivazione di una certa area. Se vedo una persona che è disgustata, mi si attiva esattamente la stessa porzione. Quindi il disgusto non è una cosa che io capisco intellettualmente, dico, ah, quel poveretto lì è disgustato, e la stessa cosa è stata fatta per dolore, ah, poverino, ha del dolore, ma dentro di me soffro, ho il disgusto, ho quello stesso senso che ho visto nell'altro. Quindi questo crea una comunità di emozioni, e per quanto riguarda l'altro meccanismo di azioni, tra uno e l'altro, crea effettivamente l'empatia. Noi non siamo monadi che semplicemente, o dei computer che possiamo ragionare mediante algoritmi su cosa succede agli altri, ma effettivamente entriamo in contatto con gli altri, partecipiamo agli altri, siamo una comunità. Nel 2000 ci fu una serie di domande che fecero i giornalisti e i vari scienziati: qual è la scoperta più importante? Qual è la scoperta che nel 2000 porterà nuovi risultati? E uno studioso, un neurologo molto noto di San Diego, indiano di origine, Ramachandran, disse: per me sono i neuroni specchio. Io devo dire che Ramachandran allora non l'avevo mai incontrato, quindi questo riconoscimento d'oltreoceano gli va molto gradito e improvviso. E effettivamente fu così. Non solo il mondo scientifico, ma il mondo non scientifico incominciò a interessarsi, anche troppo, perché sul New York Times apparve un articolo molto elogiativo che però raccontava anche tutta una serie di storie in cui, non so, forse perché siamo italiani, ma insomma l'idea era che mentre uno di noi mangiava un gelato la scimmia incominciò a guardare e poi si attivarono i neuroni. Un'altra storia fu che noi rubavamo alla scimmia le noccioline, la mangiavamo noi. Insomma, ci fu tutta una mitologia che in realtà è falsa, perché uno quando fa l'esperimento non mangia noccioline. Beh,
Ecco, uno può chiedersi perché uno diventa scienziato. Penso però che il motivo che ha spinto me e molti della mia generazione era l'idea che si faceva un mestiere che dava soddisfazione a te ed era utile socialmente. Cioè l'idea di fare un lavoro che in qualche maniera era utile alla società e che nello stesso tempo ti dava molte soddisfazioni è stata una spinta che ha fatto sì che molti facessero, volessero fare gli scienziati. E l'altro aspetto, che però quando io ho iniziato a fare lo scienziato non ci pensavo molto, è veramente la ricerca della verità. Quello un po' lo impari se vai in un grosso centro, in un centro in cui si fa della ricerca di prima, di serie A, ti accorgi allora che quello che stai facendo fa aumentare il patrimonio culturale dell'umanità e ti senti parte di qualcosa che non è solo la cosa pratica, la possibilità, ma veramente conosci più cose. In realtà, quando sparano i neuroni specchio, si attivano moltissimi neuroni, fanno da trasduttore. Spara il neurone specchio, si attivano dei circuiti motori dentro il nostro cervello che sono quelli che comandano le azioni e sono quegli stessi che noi usiamo per agire. Quindi questa forzatura, il mio agire causato dall'altro, lo riconosco. Uno dei motivi per cui i neuroni specchio sono diventati così popolari è che è molto facile capire anche per un profano il meccanismo. Cioè, immaginiamo che io vado in un bar e vedo una persona che afferra una tazzina, una birra. Ecco, io capisco immediatamente che cosa fa, perché dentro il mio cervello si attiva un sistema che è esattamente lo stesso che io uso per prendere la birra. Quindi c'è questa somiglianza ed è qualcosa di intuitivo. Uno in qualche maniera, se uno gli racconti così, capisce subito. Non occorre raccontargli cose complicate, statistiche. È una maniera chiara per capire gli altri. Questo non esclude che noi abbiamo altre maniere. Se la gente fa qualcosa di strano, non la posso capire immediatamente con i neuroni specchio, ma allora divento un piccolo Sherlock Holmes e cerco di capire mediante il linguaggio, mediante la mia esperienza passata, eccetera. Io sono nato a Kiev, che allora faceva parte dell'Unione Sovietica. La mia famiglia era italiana, erano emigrati molti anni prima e rimasero nell'Unione Sovietica per moltissimi anni. Mia mamma invece era russa. Secondo le leggi dell'epoca, le leggi fasciste, uno doveva stare nel paese d'origine. Quindi da Kiev, città di parecchi milioni di abitanti, furono mandati prima in un piccolo paese vicino a Udine, che si chiama Clauzetto, e lì rimasero per un po' di tempo sbalorditi, non sapendo cosa fare. Poi, per fortuna, mio papà era medico e fu nominato assistente volontario gratis a Udine, ma questo gli permise di muoversi dal paese a una città. Udine era una città piuttosto piccola, piuttosto provinciale, però aveva una buona tradizione di scuole e il liceo che io ho fatto, il liceo classico Stellini, era una scuola di eccellenza. Tanto per fare un esempio, tre miei più o meno coetanei sono membri dell'Accademia dei Lincei. Questo per dire, per una città di quasi 100.000 abitanti, è un exploit non da poco. A me la filosofia è piaciuta molto come materia quando ero al liceo e soprattutto tra quelli che mi sono piaciuti è stato prima Hegel e poi, era un'epoca diversa, anche Marx, che non è un grande filosofo forse, ma in quegli anni era molto interessante. Poi andai a medicina. Andai a medicina per due motivi. Uno, perché mi ero appassionato alla filosofia
e secondo perché i miei genitori erano tutti e due medici e mi sembrava naturale fare il medico. Però questa unione tra filosofia e medicina mi portò a fare il neurologo. Come curiosità, mio papà disse: fai quello che vuoi, ma non psichiatria, perché quelli sono chiacchieroni e perderesti il tuo tempo. E quindi feci effettivamente neurologia. Padova era un'ottima università e la neurologia era ottima. C'era un personaggio di grande spicco, che era il professor Hrair Terzian, che poi divenne famoso perché divenne anche rettore di Verona, ma aveva un ottimo passato scientifico, aveva lavorato in Francia con Gaston, che era il re dell'epilessia, ed era anche stato con Moruzzi. Moruzzi era un fisiologo che lavorava a Pisa. C'è stato però anche un po' di opposizione, e soprattutto dai psicologi. Ai psicologi ha dato molto fastidio, certi psicologi, la semplificazione. Cioè, invece di dire che per capire occorrono dei complicati meccanismi logici, inferenziali, eccetera, dei box complessi, uno dice no, lo capisci in una maniera molto semplice. Questo ha dato fastidio, e la difesa un po' goffa è stato: va bene, questo è vero per la scimmia, ma nell'uomo no. Ecco, questa è stata, diciamo, l'ultima difesa, la linea Maginot dei psicologi. E in realtà però le prove che esistono nell'uomo sono schiaccianti. Per anni i ricercatori avevano questo dilemma: come mai la corteccia visiva, che sicuramente serve per vedere, non risponde a un flash di luce? E gli Hubert e Wiese scoprirono perché la corteccia visiva codifica l'orientamento degli stimoli, cioè non risponde più alla luce, ma risponde ai bordi, risponde a delle linee, risponde a dei segmenti, cioè praticamente incomincia a ricostruire il mondo non come fosse una fotocellula, ma dandoci una specie di particolare struttura. Tu hai il neurone e devi scoprire quali saranno gli stimoli che lo faranno sparare. Quando lo senti sparare sei tutto felice, perché hai scoperto che cosa questo neurone racconta. Qui si vede l'attività di un neurone specchio durante l'afferramento di un oggetto. Immaginate di stare di fronte allo schermo, così stava la scimmia, e vedeva la scena seguente. Prima la ragazza afferra l'arancio e c'è una scarica. Successivamente la ragazza farà lo stesso gesto mimato e non succederà niente. Per una scimmia il gesto mimato non ha senso e quindi il neurone non spara. La cosa interessante è nella parte inferiore. Qui noi nascondiamo alla scimmia l'oggetto, ma glielo facciamo vedere prima. A questo punto la scimmia vede solo muovere il braccio, eppure risponderà lo stesso, perché questo neurone, pur essendo un neurone dell'afferramento, riesce a rappresentarsi l'azione e quindi a farla capire all'animale, anche se non vede quello che sono gli elementi che dovrebbero stimolare il neurone. E quindi io arrivai a Pisa, e Pisa era un ambiente particolare effettivamente. Pisa era uno dei centri italiani maggiori, forse europei, maggiori per le neuroscienze, ed era diretto dal professor Moruzzi. Il professor Giuseppe Moruzzi è un personaggio unico della storia della scienza italiana, primo perché aveva una concezione della scienza quasi religiosa, la vita doveva essere centrata su quello, non... Aveva un concetto, direi, hegeliano, lo spirito, il momento più alto dello spirito è quello scientifico, e lo scienziato è la persona maggiore, quella che dà di più all'umanità. Questo spirito riusciva a trasmetterlo ai giovani, per cui veramente eravamo convinti di essere persone uniche. Lui aveva studiato in Inghilterra con Lord Adrian, premio Nobel, e l'istituto era impostato in maniera molto moderna. Si parlava in inglese, i seminari erano in inglese, e lui era molto, molto conosciuto all'estero, per cui praticamente ogni gruppo aveva anche uno straniero. A un certo punto dovevo decidere se continuare a fare il fisiologo
o tornare in neurologia. E dal punto di vista economico fare il neurologo in quei tempi era molto più conveniente. Quindi, nonostante soprattutto mia mamma era un po' scettica di questo suo figlio medico che andava a fare ricercatore a stipendio fisso invece di fare libero professionista, scelsi di fare il fisiologo. Un problema dibattuto e anche molto interessante è se i neuroni specchio sono innati o se sono acquisiti. Sfortunatamente addirittura sono creati due partiti, per cui ci sono quelli che dicono che è tutto innato e quelli che dicono che è tutto acquisito, con parecchia antipatia tra i due gruppi. Ma a parte questi pettegolezzi scientifici, in realtà io penso che entrambe le cose siano vere. A favore del fatto che si apprendono, che certi neuroni specchio compaiono perché si è fatto qualcosa, ci sono due esperimenti molto belli. Uno è stato fatto in Inghilterra sui ballerini. Se si fa vedere dei ballerini che sono esperti di balletto classico o se sono esperti di ballo brasiliano, capoeira, si vede una netta differenza. Il ballerino bravo nel balletto classico ha una forte attivazione mirror se vede ballare un balletto classico, si vede un danzatore classico, e gli altri capoeira. Se si inverte, l'attivazione è come una persona che balla normalmente. Il secondo esperimento fatto in Olanda invece sui bambini, hanno visto che un bambino molto piccolo che non sa camminare ancora, ma sa solo crawling, come si dice, gattonare, che sa solo gattonare, gli presenti dei filmati di bambini che camminano, nessuna risposta. Gli fai vedere un bambino che gattona, ottima risposta. Appena crescono, hanno 11-12 mesi, fai vedere un bambino che cammina, risposta enorme. Quindi se uno ha imparato a fare qualcosa, riconosce negli altri quell'azione. Quindi qui ovviamente c'è un apprendimento. Quindi una parte di neuroni specchio sono legati all'apprendimento. C'è il problema del bambino appena nato. E qui c'è un esperimento storico di un ricercatore che adesso lavora a Seattle, Eddie Meltzoff, che ha fatto un esperimento stranissimo, se volete. Appena un bambino è nato, pochi minuti dopo la nascita, gli fa vedere la lingua, estrae la lingua, fa così, e il bambino molto spesso risponde tirando fuori la lingua. Cioè, in qualche maniera c'è una comunicazione innata tra chi, tra il genitore, diciamo, e il bambino. E il professor Alduini, che poi per molti anni fu il mio direttore, era appena diventato direttore a Parma degli studi di fisiologia e cercava degli assistenti. E qui incominciò la nuova vita. All'inizio estremamente difficile, perché l'istituto, a differenza di quello di Pisa, che era un istituto a livello mondiale, ricco di attrezzatura, avevamo già dei computer che a quell'epoca sembrava uno strumento difficilissimo da usare, qui non c'era quasi niente. Però Alduini era un ottimo organizzatore e cominciammo a organizzare l'istituto qui a Parma. Ecco, è interessante dire che adesso la gente piange, si lamenta, che male si sta, eccetera. Beh, noi in quel periodo avevamo così pochi soldi che, ad esempio, l'alcol lo pagavo col mio stipendio. E successivamente i miei giovani collaboratori, quelli che erano in attesa di posto, non avevano una lira. Qualcuno faceva le guardie mediche, poi abbiamo avuto un ottimo rapporto con le carceri, cioè il medico del carcere era un fisiologo che il sabato e la domenica sostituiva i medici carcerari e così si guadagnava da vivere. Il boom in Italia per la scienza avvenne con dei grant internazionali, uno di questi si chiama Human Frontier, era un fondo giapponese per competizione mondiale. E tutti mi dissero: tu sei matto, non hai nessuna probabilità di competere, lì vinceranno i grossi, sì, i gruppi americani, eccetera. Bisognava allearsi. Io feci un'alleanza con Marc Généreau di Lione,
un americano, Michael Arbib, che è un teorico, e Hideo Sakata, un giapponese. E finimmo secondi e arrivarono tanti soldi. Per la prima volta non eravamo in piena povertà, non dovevamo più comprare l'alcol o aspettare che il CNR ci desse 20.000, no, allora erano milioni, ma insomma pochissimo. E invece, e l'altra cosa fu un salto internazionale, perché questo consorzio funzionò. Penso che i campi in cui che potrebbero essere studiati sulla base dei neuroni specchio sono un po' i campi psichiatrici, cioè soprattutto alcune malattie in cui manca l'empatia. Cioè in fondo i neuroni specchio sono la base dell'empatia e ci sono delle malattie, il narcisismo, il cosiddetto borderline di persone che sono per altri versi normali ma hanno scarsissima empatia verso gli altri, cioè non si rendono conto che gli altri esistono, quindi vivono in un mondo in cui gli altri sono o avversari o competitori o persone che non li capiscono, creando un'infelicità a se stessi e a loro. Ora, trovare il meccanismo di questo, se veramente hanno un deficit dei neuroni specchio, eccetera, eccetera, è molto interessante. Poi c'è un altro filone che cerca di vedere se si può aumentare l'attività dei neuroni specchio mediante farmaci. E, ad esempio, si sa che l'ossitocina aumenta, l'ossitocina è un ormone che compare alla nascita, ad esempio, è un ormone che però si sa che aumenta la simpatia verso gli altri. Infine, noi stessi siamo stati coinvolti e tuttora lavoriamo su una malattia in cui la persona manca di empatia verso gli altri, ma non solo empatia, non capisce bene il comportamento degli altri, li vede come macchine, non come altri esseri umani. E questa malattia è l'autismo. Noi siamo nati per essere in contatto con gli altri. Se non siamo in contatto con gli altri, siamo infelici. Se poi questa incapacità di entrare in contatto con gli altri va oltre certi limiti, entra la patologia, si diventa narcisisti, si diventa quelli che vengono chiamati borderline, cioè empathy zero vuol dire non essere più membri della società, essere infelici noi e spesso essere pericolosi alla società, perché nel momento in cui uno non accetta l'altro come simile a se stesso può anche commettere dei delitti e alcune delle persone che commettono delitti, sto parlando di assassini, hanno effettivamente dei problemi psichiatrici gravissimi, non uccidono solo perché sono cattivi, ma perché gli manca questo senso. Infine, qui non vorrei fare troppo il moralizzatore, ma certo disagio della società, soprattutto tra i giovani, è dovuto che tutta l'enfasi della società è sull'individuo e sull'individualismo. E l'individualismo, soprattutto tra certi giovani, porta a quell'indifferenza verso gli altri che è veramente negativa. Cioè la nostra generazione in realtà, la mia, ha avuto la fortuna che ancora si credeva una società migliore. Quindi quando io dicevo prima volevamo anche una società migliore, trovavamo che fare lo scienziato aveva una base. Attualmente se uno pensa a un individualismo spinto non solo non farà lo scienziato ma secondo me non sarà neanche felice.